musiche celebri che hanno accompagnato e accompagnano la nostra vita, come ci ricorda Francesca Rocerino. Si dice, per introdurre Nicola Piovani, un compositore da Oscar, quello vinto per La vita è bella di Benigni nel 99. Eppure le sue tracce nella nostra memoria sonora sono assai più vaste. Piovani ha già tante note e tanti film alle spalle, quando condisce di ulteriore allegria il frizzante Marchese del Grillo di Monicelli. Via Carolina, mettetemi pronta, che storillaccia del Marchese sempre zonta. Il suo carnet è abitato dai grandi nomi del cinema internazionale. E c'è Moretti, anche quello di Caro Diario della Stanza del Figlio. C'è tutto il Fellini degli ultimi anni, che dopo il sodalizio con Nino Rota consegnò a Piovani Ginger e Fred, l'intervista ed anche il suo canto finale, La voce della luna. 150 film, le commedie musicali, le opere, una storia nel segno dell'armonia e mille incontri che Piovani ha fissato nel libro La musica è pericolosa e nell'omonimo spettacolo Tra racconti e note. Cielo, dice, guarda te, sei stato talmente bravo e ti faccio incontrare Piovani. Così lo racconta l'amico Benigni, interprete tra l'altro della romantica Quanto t'ho amato, sulle parole del poeta Cerami. Al TG2 il maestro Piovani è di casa, qui ha offerto un indimenticabile quattro mani con il maestro Morricone, un Natale di alcuni anni fa, un Natale proprio come oggi. Nicola Piovani al TG2 ieri e oggi, intanto ancora grazie. Questo era un brano di Ginger e Fred che troveremo nello spettacolo La musica è pericolosa, che fra l'altro sarà qui a Roma all'Auditorium Parco della Musica il 26, 27 e 28. Intanto, perché questo titolo, La musica è pericolosa, è una citazione? È una frase di Federico Fellini che alludeva alla potenza, lui la chiamava la potenza radioattiva della musica. La capacità che ha la musica di commuoverti senza parlare di nulla, senza avere contenuti, questo lo impauriva. Ed è uno spettacolo particolare che tenta anche, come dire, una sorta di esperimento narrativo, un concerto racconto. Come si fondono musica e parole? Lo sentivamo anche nel servizio, nasce in realtà da un libro. Sì, nasce da un libro che è intitolato appunto La musica è pericolosa, anche questo era un omaggio alla frase di Fellini. Dopo che ho scritto questo libro mi è arrivata una telefonata di Francesco Rossi, il quale mi diceva che si era fatto dare il numero perché aveva apprezzato il libro e mi consigliava di pubblicarlo con dei CD in cui si potessero sentire le musiche di cui si parla nel libro, cosa che non si poteva fare. Però da lì mi è nata l'idea di portarlo in teatro, in questo spettacolo che facciamo a Roma in questi giorni. Si parla di una musica, come è nata, l'aneddoto, la struttura, e poi si ascolta. Uno sperimento che per ora sta funzionando bene. Aneddoti che sono spesso legati anche alla sua infanzia. Alcune musiche nascono da episodi della sua vita, oltre che dall'incontro con personaggi, ne sentivamo citare alcuni artisti grandissimi. Questa domanda sull'infanzia è una domanda che ricorre e io rispondo sempre la stessa cosa. Io credo che chiunque di noi, qualsiasi cosa faccia,
soprattutto, in fondo è per tutti così. Soprattutto se è poesia, se è musica, se è, se è cinema, se pittura, è legato a qualche cosa dell'infanzia, qualcosa che sappiamo, ma molto spesso qualcosa che non sappiamo, che non riconosciamo. Nello spettacolo c'è un capitolo dedicato alle bande. Le bande musicali di paese, quelle che ascoltavo e che vedevo da bambino quando andavo in campagna d'estate. Uno dei brani è anche legato a Cerami, un personaggio importante della sua vita e che forse ci può aiutare, ecco, a lasciare il nostro pubblico con un augurio in questo Natale 2017. Metà delle cose che faccio in teatro sono legate a Vincenzo Cerami. Questa è una canzone scritta con Cerami e Benigni, che chiude un po' lo spettacolo perché contiene un verso che ci piace molto, che dice nell'amor le parole non contano, conta la musica. Questa mi sembra anche una frase augurale, per cui... E il nostro augurio è il suo e anche un po' il nostro augurio per questo Natale. Sì, è un augurio fatto in musica, senza parole. Allora possiamo ascoltarla e ringraziandola ancora per essere stato nostro ospite. E intanto ancora buon Natale da tutti noi. Grazie e auguri a tutti quanti.